Francesco e per la fretta di ripartire. Lo so, Raffaele, grazie davvero come al solito. Poi Raffaele Bianco è una persona squisita. Allora, tanti temi affrontati, ma quello centrale rimane legato alla beffa, no? È un pomeriggio, no, nel calcio succede anche questo. In Serie B bisognerebbe avere forse un po' più di cattiveria, un po' più di concretezza. C'è qualcosa da rimproverare a qualcuno? Non è mai facile, noi compagni di squadra, però da studio si dice questo attacco dovrebbe capitalizzare un po' di più. Cioè, da dire niente a nessuno, secondo me c'è, è chiaro, se uno guarda il risultato girano le scatole, perché non capita secondo me spesso di perdere una partita giocata così, soprattutto nel secondo tempo. I nostri attaccanti fanno secondo me un grande lavoro anche d'aiuto con questo modo di giocare, c'è bisogno del loro aiuto in fase difensiva, si fanno in quattro, quindi c'è solo da supportarli. Poi i gol si possono sbagliare, sbagliano tutti. L'importante secondo me è creare, continuare su questi concetti. Ripeto, come dicevo prima, secondo me su 7 partite l'unica che ci ha messo sotto è stata il Palermo, poi nelle altre che abbiamo sempre dimostrato qualcosa, una squadra che crea, che gioca, che corre, secondo me. Ripeto, girano parecchio le scatole, non è neanche facile dire qualcosa in questo momento perché il nervosismo è ancora alto. Però sì, forse tante volte bisognerebbe essere magari più concreti e meno carini forse. Ecco, una curiosità, ho dimenticato di chiederlo al mister, avete parlato a lungo dopo la partita negli spogliatoi, questo è il motivo del fatto che siete arrivati un po' più tardi? Di solito dopo la partita si tende a non dire niente perché il nervosismo ti porta a dire sempre qualcosa di sbagliato. La partita poi si analizzerà da domani, visto che siamo di nuovo in campo per preparare Verona, quindi no, non c'è stato nessun tipo di situazione del genere, diciamo. E in prospettiva l'assenza di Isla quanto può essere grave? Era stato uno dei migliori, no? Sì, no, ma innanzitutto credo abbia avuto dei crampi, no? Sì. Non c'è nessun problema muscolare. Beh, King è un giocatore, secondo me, un giovane dalle grandissime prospettive, ci dà tantissimo dinamismo, anche qualità, però io penso che comunque Kwan, non mi ricordo, si è entrato benissimo al posto suo, secondo me non è stato il discorso di chi ha sostituito chi, abbiamo perso la partita per un episodio sfortunato, quindi non la limiterei, ecco, all'uscita di un giocatore, almeno dal mio punto di vista. Abbiamo tanti giovani bravi, lui, Drago, ce ne sono tantissimi, quindi siamo contenti di averli e speriamo possa riprendersi perché comunque abbiamo bisogno di lui. Grazie, grazie Capitano Bianco, grazie.